una parte importantissima del mercato discografico oggi è quella dei diritti, la gestione dei diritti connessi, quindi l'utilizzazione di contenuti in ambito pubblico, televisioni, radio, le palestre e quant'altro. Questo mercato rappresenta il 30% dei ricavi per alcune aziende, quindi una delle altre figure professionali che si stanno sviluppando è proprio quella che gestisce anche questo tipo di ricavi e che non sono solo un aspetto meramente finanziario e monetario, ma anche lì c'è una strategia. Come tutti i settori fortemente industrializzati, e questo ha delle caratteristiche molto particolari in termini strategie. Primo, perché è un settore che continua a evolvere. Cioè, se pensate che fino a qualche mese fa alcune piattaforme, per esempio nel segmento social, avessero alcune caratteristiche, fossero importanti per promuovere o addirittura per distribuire dei contenuti, in 6 mesi le cose sono già ulteriormente cambiate, le strategie quindi vanno continuamente modificate e le persone che si occupano di questo cosa fanno? Principalmente analizzano moltissimi dati. Quindi, e sono necessarie figure che hanno esperienza anche, dico una cosa banale, statistica. Avere delle competenze di statistica oggi in un mercato come il nostro è importante perché si usano informazioni, si gestiscono informazioni che poi diventano basilari per tutto il team creativo, marketing e distributivo di un'azienda. Voi pensate che una casa discografica riceve in media dai 50 ai 60 terabyte di informazioni e queste informazioni vanno tradotte. Oggi siamo in un'era dove i singoli sono diventati centrali, quindi molti artisti anche pubblicano in continuazione. È successo anche durante il lockdown. Se voi sapete, tra l'altro, durante il lockdown lo streaming è esploso, è cresciuto ulteriormente in un paese dove c'era comunque un mercato non ancora così forte. Oggi siamo all'85% di digitale e a fine del 2019 il mercato discografico italiano era al 67%, quindi un salto di 20 punti più o meno solo durante il lockdown, con anche abbonamenti cresciuti e gente che ha cambiato radicalmente modello e approccio nel consumo di musica. Questo richiede che all'interno delle aziende, come dicevo prima, ci siano figure che operano su aree completamente nuove rispetto a quella del passato. Quella dei dati è una importantissima perché, come dicevo, serve poi a sviluppare e ad accompagnare i team nella definizione delle attività che devono essere svolte. Poi, chiaramente, tutto il tema dei social, la conoscenza anche di questi canali, il lavoro di cooperazione con i brand è molto importante, quello che prima è stato citato anche nel rapporto con la radio e i brand, e anche lì è un rapporto molto stretto tra case discografiche e brand, perché c'è queste brand partnership sono poi un elemento determinante. Oggi molti artisti, proprio perché hanno un seguito enorme sui canali social, diventano partner importanti, testimoni importanti anche per dei brand.